Della cena parlarne mi deprime già solo parlarne, ma mai mi è successo di invitare delle persone a cena e essere trattato così male. L'obiettivo non era la cena, l'obiettivo era rimettere a parlare Gentiloni e Renzi e Minniti. E non era l'obiettivo fare la guerra a Zingaretti. Gentiloni sostiene Zingaretti, non me ne frega niente di questo. L'obiettivo era cercare di coordinare chi ha una voce pubblica forte ancora in Italia, che l'opposizione fosse un'opposizione coordinata, incominciare a ragionare su questo. Non ci sono riuscito, ho sbagliato io, errore mio. Per quanto riguarda le donne sono state molto usate in Italia come specchietto per l'odolo. Penso alle liste del PD, alle multicandidature, che è una delle cose più scandalose che io abbia visto, e peraltro sono uno dei pochissimi che l'ha anche detto quando sono state fatte. Ho detto per esempio che io domani mattina voterei come segretario del Partito Democratico Roberta Pinotti, che secondo me è stato un bravissimo ministro. Però quella cena, chiamiamolo quell'incontro, aveva un obiettivo specifico, che non era la classe dirigente del PD, che è molto più ampia, era rimettere insieme due persone, in realtà quattro, che hanno lavorato insieme e che si sono un po' persi di vista, non tutti tra di loro, ma in parte. È una cosa che non si può fare nel PD, perché viene giudicata a seconda come una sorta di colpo di Stato, non me ne importa niente. Archiviato.